Buongiorno a tutti, sono Maurizio Piacentini, sono lo chef della Trattoria Rosa Gialla, un ristorante che si trova a Ripalta Cremasca, nella zona di Crema. Siamo una cucina prettamente improntata sul pesce di mare. Oggi andremo a preparare una ricetta, una piccola rivisitazione delle capesante gratinate, come quelle che avrà mangiato qualsiasi persona. Un piatto un po' anni 80, ma andiamo a rivisitarlo. Andremo a farlo con delle patate, delle torrette di patate gratinate. La capesante verrà impanata in una panatura un po' particolare con un contorno di maionese di zucca e della riduzione di aceto balsamico. Iniziamo a preparare la nostra ricetta e iniziamo a preparare la nostra panatura col pane che andrà a guarnire le nostre cotolette e a ricoprirle per andare a infornarle. Andiamo a inserire il nostro pane all'interno. Aggiungiamo il nostro pezzettino di aglio, una metà è più che sufficiente. Andiamo ad aggiungere il nostro prezzemolo, all'incirca un mazzettino di solo foglie, un pizzico di sale, il nostro olio extravergine d'oliva, accendiamo e piano piano andiamo ad aggiungere il nostro olio. È all'incirca un mezzo bicchiere a formare un impasto non troppo attaccato, abbastanza sgranato ma ben condito. Ecco fatto, qua abbiamo la nostra panatura, adesso andiamo a procedere nell'impanare le nostre capesante. Andiamo a prendere la nostra teglia antiaderente, le nostre capesante e una alla volta andiamo a immergere nel nostro pane e andiamo a impanarle molto bene pressando su entrambi i lati. Dopodiché andiamo a posizionarle sulla nostra teglia ben disposte. Ok. Continuiamo fino all'ultima capesanta. Intanto questo qua è un antipastino per una persona. Nel frattempo che stiamo facendo questo procedimento possiamo accendere già il forno e portarlo in temperatura preriscaldato a 220 gradi, in modo che una volta pronte le nostre capesante possiamo andare a infornarle. Io questo l'avevo già fatto, il forno l'avevo già acceso. Dopodiché andiamo a prendere la nostra teglia e la inforniamo in forno a 220 gradi per 8 minuti. Impostiamo il nostro timer per sicurezza. Eccoci qua. Sto preparando le nostre capesante, andremo a preparare la nostra maionese di zucca e la nostra patata per accompagnare il piatto. Iniziamo a preparare la nostra patata, precedentemente bollita e pelata. Andiamo a prenderla, la dividiamo per la metà e con il nostro ring o coppa pasta andiamo a dargli la forma della capesanta. Queste le teniamo da parte e poi le utilizzeremo per la nostra maionese. Ok, abbiamo pronte le nostre patate.
andiamo a eliminare la parte finale che è un po' più stretta, ok, e creiamo 4 torrette o 4 medaglioni di patate. È una patata gialla classica olandese. Andiamo a preparare i nostri 4 medaglioni e andiamo a condirli leggermente in una ciotolina, sempre con dell'olio. E un pizzico di sale. Andiamo a girarle bene tutte. Ok. Nel frattempo prendiamo la nostra padella antiaderente e andiamo a metterla sul fuoco, fiamma medio-alta, andiamo a preriscaldare la padella. Così senza niente? Senza niente, padella libera, abbiamo già condito le patate, almeno andiamo a fargli fare una bella crosticina all'esterno che resteranno croccanti poi in bocca. La padella calda, sì, bella calda. Aspettiamo ancora un minuto. Poi andiamo a posizionare le nostre patate sulla padella. Ok. Intanto che le nostre patate vanno avanti a gratinarsi leggermente, procediamo col preparare la nostra maionese di zucca. Intanto che le nostre patate si stanno scottando bene da un lato e dall'altro, andiamo a girarle, controlliamo che abbiano una bella crosticina, vedete? Ok, intanto che cuociono dall'altro lato, andiamo a preparare la nostra maionese di zucca. Prendiamo il nostro contenitore per frullatore immersione, andiamo a mettere la nostra zucca precedentemente cotta in acqua bollente. Bella cotta, senza acqua, senza sale, solamente acqua. Andiamo ad aggiungere la nostra maionese, i nostri 2 cucchiai di maionese. Ok. Un filo d'olio extravergine d'oliva, più o meno un cucchiaio. Un pizzico di sale. E andiamo a frullare. Ok. Sì. Andiamo a creare la nostra maionese, vedete la densità. Una volta creata la nostra maionese, ci spostiamo ancora sul nostro tavolo, spegniamo le nostre patate, che sono gratinate perfettamente. Nel frattempo verranno pronte anche le nostre capesante e andiamo a impiattare. Ci procuriamo un pennello da cucina, che può essere un pennello in lattice o un semplice pennello da pasticceria. Prendiamo la nostra riduzione di aceto balsamico, andiamo a fare una striscia al centro, così, con il nostro pennello poi andiamo a dargli una decorazione. Nel frattempo prendiamo le nostre patate, andiamo a posizionarle sul piatto in modo ordinato. E nel frattempo, come avrete sentito, è suonato il forno, sono pronte le nostre capesante. Guardate come sono belle gratinate. Andiamo a prendere le capesante una ad una e le posizioniamo sopra la nostra patata. Eccoci qua. Prendiamo un cucchiaio, una semplicissima sac à poche usa e getta. Andiamo a riempirla con la nostra maionese di zucca. Prendiamo delle forbici. Andiamo a tagliare la punta, non troppo, della nostra sac à poche. E andiamo a fare una decorazione al nostro piatto. Ecco fatto. Andiamo a finire con un goccino di olio extravergine d'oliva.
il piatto è pronto. Ripetiamo il nome. Cotoletta di capesante su torre di patata profumata all'aceto balsamico, maionese di zucca. Buon appetito dalla Rosa Gialla.